Tito e Maldini. Ora il nostro Rivera è Pelé, il cosiddetto Orei. I capitani sono Maldini per il Milan, Dorval ancora, Coutinho, Pelé Coutinho, Mengalvio, Mengalvio da Dorval. Pelé, Franco Bollatos doverosamente da Trapattoni. Trapattoni sulla palla, recupero di Pelé, passa. Un'entrata di Pelagalli. Nazionali brasiliani recentemente. Ecco Pelé. Lo scatto dell'ala sinistra Pepe, il suo cross e la bella tempestiva uscita. Discesa di Mora, interviene anche Lodetti, respinta del terzino Geraldinho. Lo affianca Pelé che riceve e sembra un po' frastornato. Lento quello dei brasiliani, a leggero passo di danza, tiro di Pelé. Sul passaggio di Lima, ecco il centravanti, il mezzo sinistro Pelé, rettifico. Trapattoni. L'entrata di Pelé. Pelé, in prima battuta cerca di fermarlo Pelagalli, scatto fulmineo di Pelé, deviazione leggera di Maldini, il passaggio di Dorval su Pelé, ma ecco pronto prerogative dei rossoneri. Pelé sino a questo momento corre Rivera, Dorval lo falcia, buttato a terra anche Amarildo, tocco di Pelé al lungo definitivo di un difensore, punizione di Lima. Lento, compassato nei suoi movimenti, eccolo passare a Pelé, lo stringono in due e il fallo viene pertanto. La discesa di Pelé, un'entrata non troppo ortodossa del difensore David e Pelé cerca di esibirsi in un bel palleggio alla destra, anzi Pelé. Ma poi recupera, rientra dal manforte a Trapattoni e a Pelagalli. Ecco Trapattoni nel consueto contrasto verso Pelé. Ma Pelé si libera subito dalla 2 Santos 0. Ritmo dei rossoneri sempre sostenuto. Ecco Pelé, scivolato Trapattoni. Di Lima. Lo scatto è di Pelé, neutralizzato con questa prolungata azione in area, con respinta corta di Maldini, con carica subita. Zito e quindi Mengalvio. Rincorre la sfera Pelé inseguito da Trapattoni. Dorval. Del terzino destro Lima. Quindi da Mengalvio in avanti la palla per Pelé. Su alla rimessa in gioco.
Rimpostazione da qualche minuto del gioco del Santos, più deciso, discende Pelé, tiro, rete. Ha accorciato le distanze per il Santos Pelé. La situazione non concessa la rimessa con palla che era già uscita, come avrete notato, e quindi mancato intervento del guardialine. Si continua a giocare col 2-1 in favore del lungo il lancio per Coutinho. Pelé tra pattoni, una vittoria per parte o due pareggi. Dopo la gara di ritorno del 14 oppure 13 novembre a Rio de Janeiro dovrà essere disputato uno spareggio. I minuti di gara sono 21 nel corso del secondo tempo. L'appoggio su Pelé che tenta la discesa da lontano. Ostruzione di Trapattoni, continua la sua azione, Pelé Pelé, la rovesciata precisa, sino a questo momento attuato dai milanisti, sia in difesa che all'attacco, gioco che ha potuto prima contenere Pattoni e al quindicesimo Amarildo. Nel secondo tempo al 12° Pelé per il Santos, al 21° Amarildo è entrato sempre nelle azioni più ingarbugliate, ma più che spingere lui a... Mancano 10 minuti alla conclusione, il tiro è di Pelé. Da Calvet, da Dorval, fallo di mano di Trapattoni. Palla con vicino Zito, ma tira Pepe. Barriera, rimpallo, esce dalla mischia bene David. E Pelé tirerà il calcio di rigore, la massima punizione da 11 metri. Pelé sembra dire che è inutile, è stata la raccomandazione. Ecco il suo tiro, la finta, il tiro di destro, si era buttato a sinistra, aveva bozzato la parata a sinistra Ghezzi, e quindi realizzazione del Mora da Geraldinho. Ennesimo tentativo di Pelé, questa volta caricato da che è il capitano del Santos. Il colpo di testa di Pelé, la rovesciata di Coutinho, la rete segnata e non concessa per un precedente fallo di mano. Si avventano per la protesta, però non ancora pochi istanti alla conclusione di questa gara. Ecco che Altafini ha abbracciato il pallone, l'arbitro Aberfellner ha decretato di scagliarsi contro l'arbitro, è stato trattenuto, rimane ancora a protestare in campo Pelé. Gli animi dei santisti sono alquanto eccitati e logicamente mortificati per la disfatta, per la sonora sconfitta subita stasera, e già si formano pertanto fieri propositi per la rivincita del 13 o del 14 novembre.